Ok, questa era la concentrazione del secondo take. Ragazzi, benvenuti. È bello vedervi anche se non vi vediamo. Non siamo ubriachi, eh? Siamo Come sono io quella che c'ha normali. qualche problema? Ragazzi, è qua una certa, insomma. Comunque, no. Voglio ringraziare Gidia e Domenico per aver preso l'iniziativa di radunarvi tutti e di condividere questo video insieme a voi. Ah, abbiamo pure il conteggio qua sotto, si vede il tempo. Ah, perché non sapevi? Ragazzi, allora, messaggio d'oggi. Domenico mi chiedeva specificatamente un qualcosa sul nemico come accusatore. Allora, abbiamo visto alcune scritture insieme e vediamo di portarvi questo messaggio in circa 30 minuti. Però prima di partire, una preghiera iniziale e poi andiamo. Signore, ti ringraziamo nuovamente della tua estensione che non conosce limiti geografici, per cui anche se noi siamo qui negli Stati Uniti, arriviamo a comunicare un qualcosa anche oltreoceano ai ragazzi e ragazze di Manfredonia. E la nostra preghiera è che il tuo Spirito Santo, che risiede in noi, accompagni anche loro nella scoperta di quello che vedremo insieme su ciò che il nemico fa per annientarci, per squalificarci, per allontanarci da te. La nostra preghiera è quella di affidarci a te completamente, corpo, anima e mente, affinché tu faccia quello che è il tuo volere nelle nostre vite e che il nemico non abbia nessuno spazio all'interno di noi, perché tu ci salvaguardi, ci proteggi e ci dimostri che il tuo amore, il tuo perdono, la tua grazia infinita prevalgono in ognuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Una prima cosa veloce che volevo vedere insieme a voi era una definizione. Parlavamo insieme con Angela di che cosa voglia dire Satana o diavolo. Lo facciamo così e poi dopo lo rigiro Esatto. di là. Ok? Sì, io stavo facendo le boccacce dall'altra Vero. parte. E, i Sì, due termini analogico. vengono usati in modo diverso perché il significato stesso è diverso. Allora, Satana di per sé è il nemico o è l'avversario. Invece il diavolo, quando si riferisce al diavolo, di solito si riferisce a lui come accusatore o come divisore. Allora, come definizione di chi è, andiamo a vedere una scrittura in Ezechiele, e Angela ce la legge insieme, Ezechiele 28, 11, 17. Se avete le Bibbie, guardatela anche sulla vostra versione. Se non l'avete, sentiamo un attimo Angela cosa dice. Vabbè, potevi lasciare scritto anche solo la voce. Ok, Sì, così non fai vabbè. capito Vai, 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 vai. tutto il giorno. Vado, eh. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli, così parla Dio il Signore. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio. Eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro. Tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fossi creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Per cui qui abbiamo un attimo un'immagine che viene ancora prima che la Terra fosse formata con noi, con gli esseri umani. Vediamo proprio. Ah, scusate un attimo l'interruzione, che mi è arrivato un pacco. Un attimo. Scusate l'interruzione. Sì, che diciamo che lui ha avuto un passato glorioso, praticamente, perché Dio, come abbiamo letto, molto molto alte, però per via della superbia, per via dell'orgoglio, per via di tutte queste cose è stato cacciato. Per cui possiamo immaginarci
il senso di perdita che ha all'interno, ma non solo il senso di perdita, ma anche l'odio che porta nei confronti di Dio e tutto quello che appartiene a Dio. Per cui quando Dio forma l'uomo e la donna, che sono oggetto di desiderio divino, il nemico ovviamente vuole cercare di distruggere tutto quello che ha a che fare con Dio. Vediamo che c'è un'altra definizione in Apocalisse 12, 9, 10, dove gli vengono assegnati cinque nominativi diversi. Leggiamo un attimino. Un attimo. Allora, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: Ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Per cui vediamo che non si dà tregua, no? L'attacco del nemico come accusatore viene e viene giorno e notte, non smette mai di continuare a stare alle nostre calcagne. E vediamo che questa è una cosa solo della fine dei tempi. In Apocalisse, appunto, si parla di fine dei tempi, ma lo vediamo anche dall'inizio dei tempi, come Adamo ed Eva. Se andiamo insieme a vedere Genesi 3, notiamo l'argomento che c'è fra Eva e il diavolo. Abbiamo Angela che sta a fare i giochini sul telefono. No, non sto facendo, sto mandando una cosa in chat. Ok, Vado io. Genesi 3, 1, 5. Ce l'hai già lì. Ok, ma questa non era segnata però. Ah, pardon. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna disse al serpente: Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Ok, per cui cosa avviene? È abbastanza chiara la situazione. Dio dà delle direttive sia ad Adamo che ad Eva. Il nemico viene e inserisce il discorso di dubbio nella mente sia dell'uno che dell'altro, perché dice: no, no, Dio non ha detto così, avete capito male. Quello che lui intendeva era quest'altra cosa. Allora, il discorso delle mezze verità è un discorso importante perché lo fa anche con noi, no? Lui a volte ci accusa, ma va in iperbole, cioè a dire, ci può accusare per cose che abbiamo fatto, però storpia, distorge quello che ha l'immagine. In questo caso è abbastanza evidente perché dice: no, Dio non ha detto così, mentre invece sappiamo che Dio assolutamente ha detto quello che ha detto, però inserendo il dubbio ci porta a mettere in discussione quello che è una direttiva divina. Lo fa anche con Cristo stesso, che vediamo in Matteo 26, 61, se leggi questo, Cristo viene incriminato da falsi testimoni. Ok? Dice: Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: Costui ha detto, io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Ok, allora questi erano dei falsi testimoni, però hanno detto che cosa? Hanno detto: ah, Cristo ha detto questo, questo, quest'altro. Qui l'hanno tolto dal contesto, perché quando Cristo diceva che voi distruggerete questo tempio, lo rifaccio in 3 giorni, riferiva a se stesso, non riferiva al tempio di Gerusalemme che è stato costruito in fasi diverse, ma decine d'anni ci sono voluti a farlo. Lo stesso lo vediamo anche in Atti 6, 13 e 14. Con il primo martire che era Stefano, stessa cosa, falsi testimoni che avanzano e dicono: Infatti, lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno Gesù distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati. 13-14. Ah, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: Quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Ok, per cui anche qua vediamo come viene distorta la realtà. Perché?
Perché? Per ottenere delle cose che vanno contro il volere divino. E mi viene in mente in questo caso una, non so quanti di voi hanno visto il film o hanno letto il libro The Da Vinci Code, il codice di Da Vinci. Perché? Perché in un certo senso Dan Brown fa esattamente la stessa cosa. Lui incomincia con delle verità, per cui inserisce all'interno del libro delle verità, però dopo fa tutto un discorso suo. Tutto il discorso di dire che Cristo si era sposato con la Maddalena, ha avuto una figlia, la figlia si è rifugiata in Francia, eccetera, cose che se dicesse immediatamente la gente lo squalificherebbe. Però dicendo degli altri preamboli che sono veri, sono veritieri, riesce a costruire tutta questa trama, ovviamente fuori di testa, però ha preso molta attenzione di diverse persone. Ora, le accuse appunto vengono fatte sia attraverso la parola di Dio, vediamo anche nella tentazione di Cristo nel deserto, che Satana usa le scritture, prima lo tenta Cristo, Cristo risponde con le scritture, Satana di suo entra, usa le scritture, però le usa malamente, e Cristo lo rimette in regola e alla fine Satana se ne va. Perché non riesce a resistergli. Lo vediamo però anche attraverso amici, nel caso di Giobbe per esempio. Nel caso di Giobbe vediamo una situazione piuttosto triste di questa persona che è circondata da amici che dovrebbero dare parole di incoraggiamento a lui e invece viene tutt'altro. Leggiamolo insieme, questo è Giobbe 15, 4, 6, 11, è la prima. Vabbè, qui è l'amico che cerca di incoraggiare, tra virgolette, Giobbe, dice: tu poi distruggi il timore di Dio, sminuisci la preghiera che gli è dovuta. La tua iniquità ti detta le parole e adoperi il linguaggio degli astuti. Non io, la tua bocca ti condanna, le tue labbra stesse depongono contro di te. E poi c'è l'11 che dice: fai così poco caso delle consolazioni di Dio e delle dolci parole che ti abbiamo rivolte? Ok, per cui cosa succede? Vado? Ok. Che succede qui, la prima parte? Vabbè, qui si può vedere come l'amico, più che consolarlo, lo deprime ancora di più. Si pensavano alle situazioni in cui il nemico agisce non solo esternamente, ma proprio parte dal dentro, da quelli che ci sono più vicini. E distorce anche in questo caso una verità, perché alla fine in questo caso Giobbe non è che avesse peccato, era Dio stesso. Come ci ricorda in Giobbe 1,8, dice: il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Quindi non è che Giobbe se l'era cercata o stava sperimentando la conseguenza del peccato. Lui non aveva nessun tipo di colpa. Era Satana che aveva chiesto a Dio di poterlo provare, no? E Dio gli aveva dato il permesso. E qui invece gli amici gli stanno distorcendo la realtà, perché Giobbe sapeva che non è che stava pagando conseguenze del proprio peccato. Gli amici che fanno? Ci danno contro dicendogli la bugia, no? In realtà questa è una punizione divina, e più che sollevarlo lo annientavano, no? E quante volte capita con le nostre amicizie? Quante volte le persone partono dal presupposto che ci incoraggiano e dicono: fai così poco caso alle consolazioni di Dio, come? Non riconosci le consolazioni di Dio? O come? Non ti rendi conto che stiamo usando dolci parole? A me è capitato, per esempio, ed è la cosa peggiore. Però poi, no, ci si rifà sempre alle scritture e allo Spirito Santo. Anche lì bisogna avere il discernimento per dire: Signore, sono io che veramente ho peccato e sto passando le conseguenze del peccato, oppure è Satana che cerca di distorcermi e di distruggermi con le bugie? Vuoi leggere anche questo? No, risposta sua. 16.1.4. Ah, ce l'hai lì. E poi c'è la risposta di Giobbe a questi amici che dice: allora Giobbe rispose e disse: di cose come queste ne udite tante. Siete tutti dei consolatori molesti. Non ci sarà una fine alle parole vane? Che cosa ti provoca a rispondere? Anch'io potrei parlare come voi se voi foste al posto mio. Potrei mettere insieme delle parole contro di voi e su di voi scrollare il capo. Oh, qui Giobbe è abbastanza forte, insomma. Cioè, dire: ma che stai a dire? Ci sono anche tanti altri esempi nella Bibbia dove gli amici accusano
che Satana si serve delle persone intorno a noi, quelle sì, proprio più vicine, sì, per distorcerci ancora di più e farci sentire peggio, perché un conto quando arriva da un nemico, da una circostanza esterna. Vabbè, un'eclatante è quella in Matteo 16, quando Cristo chiede agli apostoli, ok, cosa pensate che io sia? No? E Pietro viene con la sua affermazione, no? 16:18 mi sembra, dove dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, anzi succede prima l'affermazione, poi Cristo gli dice, ah, beato sei tu perché non è flesh and blood che te l'hanno rivelato, ma mio padre. Per cui, tanto tratto, Pietro è il figo della situazione perché è riuscito a identificare che Cristo è Dio, Dio vivente. Però 4-5 versetti più tardi, quando Cristo decide di andare a Gerusalemme a morire, perché questa è parte del disegno divino, Pietro è il primo che dice, no, tu là non ci vai, vengo anch'io, noi lo preveniamo. E se vi ricordate, la risposta di Cristo è proprio quella, ha detto, vade retro Satana, riferendosi a Pietro. Per cui sì, ci sono altri esempi, dove persone che ci stanno vicine, che non capiscono un tubo e Satana li usa. O ancora quella più grossa, dove Giuda entra in comunione con il nemico, in comunione con Satana, e praticamente adempie quello che era il volere divino, però lui preso o posseduto da Satana di per sé porta Cristo praticamente davanti alle guardie dei farisei per la condanna finale. Però c'era anche un altro esempio, abbiamo visto appunto le parole storpiate dal nemico nei confronti di Dio, per cui accusa Dio, usa i nemici o gli amici intorno a noi per colpevolizzarci, ma anche spesso e volentieri lo fa direttamente con noi, in diverse forme che poi portano anche alla depressione o all'isolamento, alla disperazione, e queste sono situazioni che vengono internalizzate da noi. Mi viene in mente un esempio di Martin Lutero, che ha avuto dei momenti difficili, dove sentiva che il nemico sempre ce l'aveva addosso, gli faceva una vita abbastanza pesante. E in questo caso, una volta sua moglie si è vestita completamente di nero a lutto e si è presentata a lui e gli ha detto, ma chi è morto? Dobbiamo andare al funerale. E fa, Dio è morto. Come Dio è morto? Sì, tu ti stai comportando come se Dio fosse morto, io sono in lutto. E l'ha così scioccato che si è ripreso, perché era un periodo abbastanza deprimente per lui, e si è reso conto, sì, io sto proclamando il Dio vivente attraverso Cristo, però il mio comportamento è una riflessione di un Dio morto. E quanti di noi si comportano in quel modo? Allora bisogna stare attenti di non dare vittoria al nemico, specialmente in questo caso, perché diventa tragico, diventa quasi un funerale della nostra fede, perché Cristo ha dei progetti molto, molto più ampi nei nostri confronti. Però se noi ci lasciamo perdere, ci lasciamo andare a quelli che sono gli attacchi del nemico, ci può portare a una disperazione, a un isolamento, a una depressione tale che si vive come se Dio veramente fosse morto. Per cui lì bisogna capire allora la differenza fra Satana che viene accusa, incrimina di un qualche cosa, e la differenza dello Spirito Santo che viene e ti fa vedere quello che è sbagliato. Allora, tutte e due possono essere situazioni valide, nel senso che io ho commesso un qualche cosa, uno sbaglio, però il nemico viene, mi accusa, e come accusatore mi porta però tristezza, mi porta dei pesi, mi porta una disperazione. Perché? Perché continua a dirmi, ah vedi, hai fatto ancora quella cosa, fai schifo, non arriverai mai a fare questo, tu non sei in grado di. Per cui mi accusa e mi squalifica. Mentre invece lo Spirito Santo fa completamente l'opposto. Lo Spirito Santo mi fa vedere quello che ho sbagliato, ma quel vedere quello che ho sbagliato è per portarmi al pentimento. E mi dà una soluzione. Mi porta al pentimento dicendo, guarda che quello che hai fatto ti fa del male, e non ricadere in questa strada, perché continuando in quella strada vieni fuorviato. Per cui da una parte tu hai la disperazione, dall'altra parte tu hai la speranza, da una parte tu hai la tristezza, dall'altra parte tu hai la libertà. Per cui uno scioglie e l'altro invece lega. Perché scioglie? Noi vediamo in Ebrei 8:12, che ci legge di nuovo Angela. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati.
Allora, se Dio dice io ho misericordia su di voi e non mi ricorderò dei loro peccati, perché dobbiamo ascoltare allora un nemico che ci dice esattamente guarda che tu hai fatto questo, questo, questo? Il nemico tiene una lista. Dio dice questa lista la prendo e la affondo e non guarderò mai più questa cosa. A volte non le facciamo in relazioni, no? Fra ragazzo, ragazza o anche fra amici, di andare a ripescare quello che è il passato. Ah, ma tu hai fatto questo, ah, ma tu hai fatto quell'altro. No, la nostra attitudine dovrebbe essere quella che ha Dio, di dire io ti perdono e mi dimentico di quella cosa. E quello è quello che fa lo Spirito. Ci porta a quel passo di chiedere perdono e poi Dio dimentica questa cosa. Il nemico invece non dimenticherà mai, perché ogni volta che tu fai quello passo sbagliato, continuerà a dirti, ah, ti ricordi, l'hai fatto ieri, l'hai fatto 2 giorni fa, l'hai fatto 1 mese fa, l'hai fatto... E ti rinfaccia tutte queste cose. Mi viene da dire una cosa, soprattutto quando si tratta di, no, di cadere in, in una certa cosa. Se ad un certo punto tu impari a superare quel livello, bisogna stare attenti, perché la prossima volta ti manderà a un livello superiore ancora più subdolo. Questa è una cosa da precisare, per esempio. Perché molto spesso dici, ok, ce la faccio a non cadere più in quella determinata cosa, però quella determinata cosa ti viene un'altra volta distorta, ad un livello ancora peggiore, per provarti ancora di più, poterti far scegliere di nuovo quello che è il piano di Dio per la tua vita o quello che è il piano di Satana, in qualche modo. Questo è importante, perché a volte non arriva sempre, cioè... È come se Dio volesse continuamente testarci, no? E dire ok, hai imparato, abbi gli occhi aperti, perché le cose non vengono sempre sotto la stessa forma. E lui sappiamo che viene come angelo di luce, per cui bisogna saper discernere allora l'uno dall'altro. Quello che sento, quello che ho fatto di sbagliato, che mi viene rinfacciato, mi porta a un pentimento o mi porta a una depressione? Allora lì capisci veramente qual è la fonte dei due messaggi. E non bisogna basarsi sui nostri sentimenti, no, quello ti fa partire di testa, ma bisogna basarsi invece sulla scrittura, che è fondamentale. Per cui piuttosto che sentire il discorso, ah, l'hai fatto di nuovo questo, quest'altro, Dio non ti ascolta, ah, l'hai fatta troppo grossa questa volta, queste sono bugie del nemico. Ricordate il discorso di nuovo, no, di Genesi, dove Satana dice, ah, ma Dio ha detto questo o quest'altro, no, sta storpiando la scrittura. Per cui ritornando alla scrittura, vediamo un attimino Efesini, per esempio, 4:27. Dice, e non fate posto al diavolo. Ok, allora non fare posto al diavolo vuol dire non alimentare tutte queste bugie, non alimentare quello che il nemico continua a tirarti addosso. Perché a volte noi ci si può anche sguazzare in quella situazione e non ci commiseriamo e nella nostra miseria precipitiamo sempre più fondi, che è esattamente quello che vuol fare Satana. Perché? Perché ci vuole squalificare, quello è il suo interesse. Io sono stato annientato, ero qui con Dio, lui mi ha fatto sprofondare e io non voglio rimanere qui da solo, voglio portarmi dietro il più possibile. Allora, la cosa importante è che se il nemico ti rinfaccia un qualcosa che tu hai fatto, diglielo. Hai ragione. Ricordate che lui a volte dà queste mezze verità e poi le storpia, giusto? Per cui tu puoi dire, sì, ho fatto questa cosa l'altro giorno, hai completamente ragione. Però mi ricordo di un'altra cosa, che non c'è condanna in Cristo. E se mi confesso, e se confesso quello che ho fatto, immediatamente, non lasciamo aspettare che passino dei lunghi periodi, perché anche quello non è salutare, spiritualmente non è salutare, ma ogni volta che io chiedo perdono, Cristo è pronto a perdonarmi. Vediamo Romani 8:1-2. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Okay? Per cui c'è libertà in Cristo Gesù, okay? Non c'è più condanna come c'era prima. E il procedimento di confessione è un qualcosa che avviene in senso completo. Se andiamo a vedere 1 Giovanni 1,9, notiamo qualche cosa di ben specifico. Cosa dice? Dice, se confessiamo i nostri peccati,
Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ok, ma non è che dice io ti perdono 5 peccati, ti perdono 10, c'è un limite, 25, no, 100 basta, poi dopo i 100 non ti perdono più. No, ti perdono da ogni iniquità, ogni iniquità. Allora, queste sono cose che il nemico non vuole sentire, perché? Perché vuole continuare a tirarti giù il più possibile, per cui più tu credi in quello che lui ti sta dicendo, che non vali niente, che non arriverai mai a fare niente, che non sei degno di, che Dio si è allontanato, anzi tu ti sei allontanato così tanto da Dio, Dio non ti può neanche vedere perché sei una schifezza. Sono tutte bugie sue per tenerti lontano, per cui il modo migliore per combattere è di rinfracciargli le scritture, perché lui queste le conosce, non gli vanno giù. Un'altra è Salmo 103,12. Dice, com'è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Okay. Per cui Dio allontana l'est dall'ovest nella stessa maniera in cui lui allontana i nostri peccati dalla sua memoria. L'est e l'ovest non si incontrano mai, perché non si incontrano mai. Per cui il discorso di dire ah, ma Dio si ricorda di questa cosa, di quest'altra cosa, non c'entra. Cioè, siamo noi che ci facciamo queste pippe mentali che scritturalmente non esistono, Beh, però questo ci deve essere un cuore che veramente si pente in onestà. Allora, non vogliamo usare questo, come si dice in inglese, cheap grace. Cioè, io ci vado vada. fuori, faccio quel cavolo che voglio, tanto Dio mi ha perdonato e cediamo dentro. No, perché allora lì vuol dire che non hai capito esattamente cosa sia il sacrificio che lui ha fatto per i nostri peccati. Allora, la nostra libertà è costata tantissimo a qualcuno e quello non vogliamo prenderlo in vano. E l'ultima scrittura che volevo vedere era Ebrei 13,5, che dice: La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. per cui la seconda parte, quella importante, che si rifà anche all'Antico Testamento, era una preghiera. O un messaggio che Dio aveva dato a Giosuè, no? Dicendo: sii forte e coraggioso, perché? Perché io non ti abbandonerò mai. Per cui una volta che siamo suoi, anche questo, no? Il discorso di dire, una volta che sei suo, non è che lui cambia mente, dice: ah, aspetta, no, ho fatto uno sbaglio, no? No, una volta che sei suo, sei suo. Questo è un argomento che magari tratteremo anche un'altra volta perché non si può fare in 2 secondi. Però ricordarci queste scritture, spero che abbiate preso nota di queste scritture. Se non l'avete fatto, magari mandatevi un'email e ve le mandiamo specificatamente, ve le mandiamo così ce l'avete. È l'arma migliore. Se Cristo, essendo tentato, ha usato quest'arma contro un nemico, chi siamo noi a pensare di usare altre armi? Nessuno. Per cui impariamo ad usare ciò che Cristo ci ha lasciato, quello che lo Spirito ci dice di usare, che è la sua parola. Ok? Cos'altro? No, mi viene in mente da ricordarvi Oh, finito giusto, giusto, giusto. giusto, giusto. L'allarme è Mi andato. viene in mente da ricordarvi semplicemente una scrittura che potete usare quando lui cerca di rompere le scatole. E con questo mi riferisco al nemico, che sta in Romani 8, 28 a 39. Anzi, vi leggo da 32 a 39 e dice: Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Ragazzi, in gamba.
lasciamo che preghiate fra di voi. E si pensava anche di trovare delle canzoni, magari per la prossima volta. Canzoni cristiane. Non dei Pooh, non dei Pooh. No, nel senso canzoni che quando vi sentite giù, per esempio, aiutano. E penso a Paolo quando lodava ed era in prigione. Uno sembra che canticchia e sembra scemo, ma invece no, quella è proprio la parola di Dio efficace in tutte le salse. Quindi, perché c'era una canzone che quando ero piccola mi avevano insegnato, che riprende proprio l'ultima scrittura che vi ho citato. E molto spesso aiuta, perché quando Ok. sei giù ti aiuta. È la verità, è la parola E la di prossima volta faremo un duo. Ok, Dio. preparatevi, facciamo Sì, che facciamo? Vediamo che i fa. cugini di campagna del Chattanooga, Ok. Tennessee, sì. Ciao ragazzi, vogliamo Ciao, raga. bene in gamba. Ciao ciao.